Richiesta per venerdì prossimo, 12 febbraio, la convocazione del Consiglio Comunale di Vallo della Lucania. La richiesta urgente arriva dall'opposizione. Oggetto della discussione sarà il rischio soppressione del Tribunale di Vallo della Lucania. Sì, c'è questo problema serio e reale. Il Consiglio Superiore della Magistratura, il 13 gennaio, ha proposto una legge che rivede tutte le circoscrizioni italiane, eliminando di fatto, sopprimendo di fatto i piccoli tribunali. Il nostro purtroppo è un tribunale ovviamente di periferia con solo 12 magistrati in campo, e la legge che loro hanno proposto, il Consiglio Superiore della Magistratura ha proposto, prevede praticamente la soppressione di quei tribunali che abbiano meno di 20 magistrati. Questo è un rischio importante che purtroppo corriamo nella nostra città, e per cui abbiamo sensibilizzato il Consiglio Comunale, l'attuale maggioranza, a convocare appunto un Consiglio Comunale ad hoc per poter discutere di questo problema, per poter vedere le strade da percorrere insieme e le iniziative da prendere insieme. È un problema molto importante, lo sottolineo. Non vorremmo che, come è accaduto con l'ASL, perdiamo anche quest'altro servizio per Vallo e per tutto il territorio. È un appello che va rivolto non solo ai cittadini di Vallo, va rivolto a tutto il comprensorio, a tutto il territorio. Il tribunale non è il tribunale di Vallo della Lucania, è il tribunale del Cilento, del Parco del Cilento, e c'è bisogno in effetti che tutti quanti facciamo sentire la nostra voce. Dobbiamo dire basta a questa centralizzazione, vuoi una volta il napolocentrismo, vuoi per il salernocentrismo, di tutte quelle che sono i governi locali, tutte quelle che sono le diramazioni del governo locale, vedi, ripeto, ASL, vedi quello che sta accadendo per il Tribunale. Speriamo che venerdì, perché il Consiglio Comunale è stato convocato per venerdì prossimo, ci sia parecchia gente che insieme a noi sostengano la validità di avere a Vallo della Lucania il Tribunale. Non ci possiamo permettere il lusso di perdere anche questa struttura che è di estrema importanza per questa città, per tutto l'indotto che determina, ma è anche importante per tutto il territorio occidentale.